Ed eccoci qui con il protagonista della tappa regina di ieri, l'Alto Vino. Siamo con Richard Carapaz. Richard, allora la condizione sta arrivando, sei stato molto contento, sei stato molto forte ieri, anche se ti è mancata la vittoria della maglia, insomma. Sì, no, al final io credo che, bueno, poco a poco vamos notando mucho la mejoría y creo que pues bueno, al final se nota un montón el haber tenido un invierno normal, ¿no? Y nada, para mí estoy súper contento. Ayer fue una etapa muy bonita, muy dura, una subida de una hora, creo que era un buen test para mí y nada, el haber ganado creo que pues es muy especial. Que conocí muy bien la salida, ¿no? Te allenabas de Under 23. Sí, sí, sí. No, al final yo viví aquí cerca de Bogotá, entonces conocía perfectamente dónde era el punto exacto, pero entonces, bien. Senti Richard, l'anno scorso sei stato molto sfortunato al Tour de France, insomma, quindi c'è tanta voglia di riscatto per te quest'anno in un anno importante, c'è il Tour de France ancora come obiettivo principale, ci sono le Olimpiadi, sei il campione olimpico in carica di Tokyo 2020, i mondiali che sono duri per te, insomma, tanti appuntamenti. Sì, bueno, al final no, tenemos varios, al final apuntamos mucho al Tour de France, creo que es nuestra carrera que vamos a poner al 100%. La Olimpiada, pues como sabemos, es una Olimpiada un poco más, se puede decir más llana, pero igual sigue siendo dura, ¿no? Y bueno, el mundial, la verdad que bueno, esperamos tener la mayoría de cupos y sí que nos gustaría ir y estar muy bien representados porque al final va a ser una carrera muy 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 dura también. Si rientri in Europa, quali saranno adesso le tue gare? Ahora voy a Gran Camino y después hago Strade Bianche e Tirreno. Strade Bianche e Tirreno. Sì. Perfetto, allora buona sorte, grazie davvero Richard, complimenti, mille, ci vediamo, mille. Ciao ragazzi. Allora traduciamo al volo un po' quello che ci ha detto Carapaz, ha detto allora prima di tutto ha iniziato dalla vittoria di ieri nella tappa regina dell'Alto Vino qui al Tour Colombia, è stato molto contento della sua prestazione, conosceva la salita molto bene, vive qui vicino a Bogotà, quindi si allena spesso su queste strade sin da quando era piccolino, sapeva esattamente dove e come, quindi quando attaccare, lo ha fatto ed è molto contento di questo, è contento anche della condizione ovviamente che sta crescendo, ci ha detto ha passato un ottimo inverno dopo una stagione sfortunata, lo ricordiamo tutti, la caduta alla prima tappa del Tour de France lo scorso anno gli ha compromesso ovviamente il Tour, gli ha compromesso la parte finale della stagione, ci tiene quindi tantissimo quest'anno a riscattarsi ed è partito bene, ricordiamo anche che prima del Tour Colombia Richard ha vinto il titolo nazionale a cronometro, gli abbiamo chiesto appunto poi quali saranno i suoi obiettivi, ovviamente in un anno molto importante, l'anno olimpico, lui che è campione in carica a Tokyo 2020, ci ha confermato appunto che il suo obiettivo principale è il Tour de France, ma non solo, appunto le Olimpiadi, anche se è ancora presto per parlarne, e il circuito, il percorso non è così duro come lo è invece il campionato del mondo in Svizzera, che invece potrebbe essere un altro suo obiettivo importante. Infine abbiamo chiesto a Rich insomma quale sarà adesso il suo programma di corse, visto che lasciata la Colombia si rientra, rientriamo tutti in Europa, lui rientrerà in Spagna a correre il Gran Camino e poi, come ci ha confermato, correrà la Strade Bianche e la Tirreno Adriatico. Quindi ragazzi, rivedremo Richard Carapaz da noi in Italia, alle Strade Bianche e alla Tirreno Adriatico. Ragazzi, questo è veramente tutto dalla Tour Colombia per questo video, ci vediamo ai prossimi. Ciao ragazzi!